Ti piacerebbe aumentare il tuo grado a vista e arrampicare e muoverti con disinvoltura? In questo video ti parlerò di cosa significa l'arrampicata a vista e di come aumentare il tuo livello. L'arrampicata a vista è la massima espressione dell'arrampicata. Rappresenta la volontà e la ricerca dell'uomo di vivere l'avventura. Ma per vivere l'avventura bisogna prima diventare degli avventurieri. Innanzitutto definiamo cosa vuol dire arrampicare a vista. L'arrampicata a vista prevede proprio il fatto che noi la via che andiamo a fare non la conosciamo e riusciamo a farla senza mai fermarsi, senza utilizzare strumenti di progressione artificiale come bit o attrezzi vari per salire. Ci affidiamo completamente al nostro, alla nostra conoscenza e alla nostra motricità per risolvere i passaggi di quella via stessa. L'arrampicata a vista si fonda su cinque grandi concetti e diciamo concetti abilità. Gli schemi motori, l'occhio, l'immaginario, la disinvoltura e infine, per ultimo, la condizione fisica. Allora, prima cosa si parte con gli schemi motori. Gli schemi motori sono quelle abilità di movimento acquisite che il nostro corpo, tra virgolette, crea degli automatismi, come per esempio il nuotare o comandare in bicicletta. Quante volte si impara ad andare in bicicletta? Si possono migliorare, ma di fatto noi abbiamo degli schemi motori acquisiti del fatto di dire io so andare in bicicletta, io so nuotare. Come si sviluppa tutto questo? Allora, siccome l'arrampicata è uno sport di situazione, e questo è importantissimo capirlo e comprenderlo, vuol dire che ogni movimento è sui generis, vuol dire che ogni movimento è diverso da un altro e richiede degli schemi motori differenti. Quindi non basta rimanere in piedi e non basta fare delle trazioni, ma ogni movimento avrà delle posture e delle sequenze, diciamo, muscolari che devono essere allenate o avere una pratica in maniera tale da sviluppare nuovi schemi motori. E come si fa a farlo? Allora, l'unico modo per aumentare la nostra capacità di, diciamo, di sviluppare e far, tra virgolette, interagire al meglio gli schemi motori futuri e quelli vecchi è quello di provare in continuazione movimenti differenti, quindi provare in continuo cose differenti e non basta. Cosa vuol dire provare cose differenti? Vuol dire provare dei movimenti che non ci vengono, perché quelli che ci vengono vuol dire che rispecchiano gli schemi motori avvenuti precedentemente, quindi vuol dire che già acquisiti o che noi andiamo a compensare, diciamo, lo squilibrio, cioè l'assenza dello schema motorio attraverso la muscolarità e quindi attraverso un utilizzo superiore ed eccessivo di energia, tra virgolette, forza. 2. L'occhio è la nostra capacità di vedere e riconoscere le possibilità che avremo di fronte, in questo caso delle prese. Per avere occhio presuppone anche lì una grande esperienza di guardare, di osservare. Come si fa a fare l'occhio? Attraverso la pratica. Ma la pratica di che cosa? Provare a guardare, cercare di impegnarsi a vedere le nostre possibilità e distinguere quello che potrebbe essere un appiglio buono da uno non buono. Ok? Ma questo cosa presuppone? Che noi sappiamo quali sono gli appigli buoni per noi e gli appigli non buoni per noi. Come facciamo a fare questo tipo di esperienza? Dobbiamo provare. Come facciamo a capire qual è che lo riusciamo a tenere e quello che non riusciamo a tenere? Bisogna imparare a cadere. Bella! Il terzo è l'immaginario. Cosa vuol dire immaginare? Una volta acquisiti gli schemi motori, quindi sappiamo muoverci, sappiamo riconoscere le prese, quindi sappiamo vederle, dobbiamo successivamente capire come concatenare, quindi vediamo dove sono gli appigli e poi li concateniamo, quindi quella di sinistra, metto piede, piede e vado a quell'altra di destra. Come si fa a sviluppare questa abilità? Un allenamento a che cosa? Schemi motori, occhio,
la memoria. Per poter visualizzare, noi dobbiamo riuscire a creare un archivio di movimenti all'interno e dobbiamo allenarci poi a trasferirli sulle pareti. Per fare questo dobbiamo imparare dei percorsi a memoria, sempre diversi, perché ovviamente dobbiamo riuscire a sviluppare tutto quanto insieme. Perché bisogna impararsi a memoria i traversi? Perché dobbiamo settare e aumentare la nostra capacità di immaginare. Quindi io, diciamo, da seduto, da staccato alla parete, guardo la parete, guardo il percorso e penso che movimenti dovrò fare per fare quel percorso, quel traverso, quella via. Quando io andrò a eseguirla, io mi renderò ovviamente conto, se sono impostato in una certa maniera, di quello che farò. Nel momento che io mi rendo conto di quello che farò, io nel momento che sbaglio mi ricorderò dov'è che ho sbagliato, perché ho ben definito nella mia testa il percorso e cosa stavo facendo. Attraverso questo io riesco a comprendere effettivamente dov'è che ho sbagliato, perché l'errore può essere: non ho riconosciuto la presa come si impugnava nella maniera giusta. Quindi è un problema di immaginario e occhio, di tutte e due, perché io magari pensavo che la presa era buona sopra, invece la presa era buona rovescia. Ovviamente cambiano tutte le posizioni che io devo ottenere e in base a quello mi scombussola tutta l'esecuzione del movimento. Quindi io devo riconoscere se è un errore dell'occhio, dell'immaginario o dello schema motorio. Se invece, per esempio, la presa l'avevo presa giusta e il movimento era di quella di sinistra, quell'altra di destra, quindi era giusto anche l'immaginario, se il movimento lo faccio male, allora è un problema di schema motorio, almeno che io non ho messo, tra virgolette, i piedi nelle posizioni sbagliate, ok? E quello è un problema di immaginario. Quindi se io faccio a livello di mentalità, se io riesco a individuare il passaggio nella maniera perfetta e quindi immaginare il passaggio per quello che è, cioè l'impugnatura è quella giusta, i piedi sono quelli giusti, la mano a cui devo andare è quella giusta, la presa seguente è quella giusta, nel momento in cui io sbaglio l'esecuzione del movimento dovrò lavorare sull'esecuzione del movimento. Nel momento in cui io ho sbagliato a vedere la presa o a vedere l'altra presa, vuol dire che ho migliorato di conseguenza il mio occhio. Se ho sbagliato invece sull'immaginario, io correggerò l'immaginario. Allora, motoriamente, quindi dal punto di vista di schemi motori, io la correzione la faccio provando. Invece la correzione dell'occhio e dell'immaginario è automatica. Al momento in cui io riesco a definire qual è stato l'errore, automaticamente io sono migliorato. Ovviamente questo si capisce con la pratica. Dopo gli schemi motori, l'occhio, l'immaginario, viene la disinvoltura del gesto o l'agio in quello che noi stiamo facendo. Questo sembra un piccolo dettaglio, ma annulla automaticamente tutto quello che noi abbiamo acquisito finora. Perché? Perché se io sono in una condizione di rischio o mi sento in una condizione di rischio, non riesco a indagare, a comprendere il perché, il tuo corpo blocca di conseguenza tutte le abilità acquisite prima. Quindi non verranno messi più in atto schemi motori, non ci sarà più occhio e non ci sarà più immaginario. Perché? Perché non lo vedi, non lo riconosci più, perché quella azione per te non va fatta, perché non sei in agio, non ti serve. Ritorna l'istinto che ti manda sulle priorità, sopravvivenza. Nel momento che uno perde sicurezza, vai in blocco. Quindi è inutile attingere dalla forza muscolare, perché nel momento in cui noi siamo in blocco, questo diventa un circolo vizioso. Cosa vuol dire? Che noi avremo bisogno sempre di più forza
per fingere di non avere effettivamente il problema, e qui non risolveremo il problema. È per questo che io ho dedicato, diciamo, il video nel video sulla disinvoltura. Per muoversi in disinvoltura abbiamo bisogno di esercitare il controllo. Come facciamo a esercitare il controllo? Dobbiamo sentirci sicuri, quindi utilizzare la sicurezza e utilizzare i movimenti. Allora, andiamo nello specifico. Nella sicurezza noi dobbiamo saper riconoscere ed effettuare propriamente le procedure. Nel movimento dobbiamo riuscire invece a generare dei movimenti con il pieno controllo. Questo che vuol dire? Che non solo per quanto riguarda la sicurezza dobbiamo avere le procedure, ma lo stesso movimento deve essere una procedura. Quindi dobbiamo riuscire a governare il nostro corpo, sapere esattamente ogni singolo segmento del nostro corpo cosa deve fare e il perché lo deve fare, secondo ovviamente il rispetto della propria postura, quindi dell'essere umano, e della gravità, quindi del sistema stesso. Una volta riusciti a innescare procedure, a saperle fare, a saperle controllare, e una volta riusciti a comandare il proprio corpo senza avere dei comportamenti in reazione, quindi non controllabili, dobbiamo incominciare a lavorare sulla pratica sportiva. La pratica sportiva qual è? È che noi dobbiamo sempre ricordarci, quindi il focus sull'obiettivo, è che in realtà noi non stiamo facendo dei percorsi fine a se stessi, ma il nostro primario obiettivo è quello di muoversi con disinvoltura. Arrivare a pratica sportiva cosa vuol dire? Quello che ripeto in tantissimi video è che bisogna essere disposti a non fare effettivamente la via, ma bisogna essere concentrati sul miglioramento. Quindi dobbiamo cercare di capire, di imparare attraverso il fare, non fare per fare, quindi chiudere le vie o fare i numeri, ma in realtà bisogna quindi svincolarsi dagli obiettivi secondari per mantenere la concentrazione, il focus sull'obiettivo primario, che è quello del miglioramento, la disinvoltura. La disinvoltura è proprio un concetto di no limits, è oltre le proprie possibilità, o almeno quello che noi pensiamo siano le nostre capacità. Dobbiamo riuscire a chiudere la via, riuscire a fare dei numeri 8A, 8B, 9A, quelli verranno di conseguenza al fatto che tu ti stai migliorando. Ma noi dobbiamo cercare di arrivare alla disinvoltura. La disinvoltura vuol dire essere fluidi, non solo vuol dire essere fluido, ma vuol dire sempre un concetto di equilibrio, vuol dire sostenibilità. Entrare in un concetto di efficienza, il minimo sforzo per il massimo del rendimento, quindi lavorare sull'agilità, aumentare la nostra capacità tecnica e percettiva dei nostri movimenti, dei nostri segmenti, andare oltre a quello che noi al momento percepiamo per imparare e quindi riuscire a fare una pratica sportiva e ad arrivare alla prestazione che è la disinvoltura, dove io mi posso permettere di sbagliare. Non solo, una volta che mi posso permettere di sbagliare, riesco a prendere in considerazione quello che sto facendo, quindi non lo nego, perché se ho sbagliato basta, non ho fatto niente. No, hai fatto un errore. Quindi quando tu lo prendi in considerazione la caduta, incominci a essere presente anche nella caduta, perché c'hai le posture di volo, sai dove sei caduto, sai il perché sei caduto, a quel punto tu incominci ad avere nuove informazioni per migliorarti. Se invece uno continua a lavorare sempre sulla stessa cosa, su quello che gli riesce, i risultati saranno sempre gli stessi. Quindi, una volta ottenuti gli schemi motori, quindi sapere e continuamente arricchirsi di schemi motori, quindi saperli, diciamo, mettere in atto, ok, e svilupparli, avere l'occhio e svilupparlo, avere l'immaginario e continuarlo a sviluppare, avere disinvoltura e continuarla ad alimentare, l'ultimo viene la condizione fisica. Allenare la forza, e quindi per fare trazioni, per fare questo, perché secondo me non è quella la condizione fisica, quella che dovremmo promuovere è quella che ti aiuta a promuoverti, quindi aiuta a muoverti con disinvoltura. La vera condizione fisica primaria dell'arrampicata è la scioltezza. Se noi siamo bloccati nei movimenti per, che ne so, un blocco alla spalla, un blocco al gomito, un blocco al bacino, che più quanto ho io, sarà primario sciogliere quelle. Inutile che io metto a fare trazioni se c'è un blocco al bacino, perché continuamente io dovrò allenare quello per andare a compensare il mio blocco articolare. Le articolazioni, la possibilità di movimento sono la condizione fisica. Questo è fisica.
movimento, spostamento di peso, questa è forza. Quindi nel momento in cui invece in realtà intendiamo condizione fisica, fare trazioni o piegamenti o creare dei muscoli più grossi o più densi e quindi sviluppare più forza e quindi muovere oggetti, in realtà è un errore a prescindere, perché noi dobbiamo imparare a muovere noi stessi, quindi essere promotori di noi stessi, non spostare cose. Non è che spostiamo le montagne, siamo noi che scegliamo di salirci sopra e andare a sviluppare la nostra capacità e abilità di comprendere e potenziare il nostro corpo, riuscendo a fargli fare sempre cose più complicate, più difficili, più complesse. Il senso di questo video è che l'arrampicata a vista è una conseguenza dell'arrampicata lavorata. Quindi per poter arrampicare a vista dobbiamo saper fare il lavorato. Se uno non si dedica al lavorato, l'arrampicata a vista sì ce l'ha, ma è veramente dello stesso grado. Perché? Perché non lo le vie non vengono provate. Per andare a innalzare il proprio limite dobbiamo innalzare la nostra percezione, le nostre abilità. Provando sempre le stesse cose avremo sempre gli stessi risultati. Nell'arrampicata in realtà è ancora peggio, perché noi proveremo sempre più insicurezza. Quindi con le nostre azioni noi creeremo sempre più blocchi, quindi in realtà non staremo più, non avremo più gli stessi risultati, ma andremo sempre più indietro, perché saremo sempre più rigidi, anche se sempre più forti, perché la forza muscolare, quindi il muscolo denso, è più complicato, è più difficile da far muovere, perché i bambini e i ragazzetti si muovono come angeli sulle pareti, mentre diciamo gli anziani dell'arrampicata, tipo me, sono dei pezzi di legno. Sovrastrutture mentali, pesantezza e un controllo esasperato. Troppo controllo, perché è legato al risultato. Solo con l'esperienza si capisce che il risultato viene attraverso il disimpegno. Quindi che vuol dire? Vuol dire sapersi impegnare al di là della performance. Quindi la performance di per sé è il miglioramento, è la disinvoltura, è la scioltezza. Non sarà più arrivare in catena, ma comprendere come fare i passaggi nel miglior modo possibile, quindi risparmiando più energia possibile o immettendo energia zero. Al limite con il cadere. Come si fa? Si deve cadere ripetutamente, e per fare questo bisogna provare delle vie più difficili, sempre più difficili. Per farle? No, per provarle. Bisogna imparare a lavorare le vie. Da lì, conseguentemente a questo, il grado a vista salirà. Ma è una conseguenza del lavoro profondo che farete, quello vi darà stabilità. È inutile negare, come l'uomo ha l'istinto, ha la necessità di controllare. Quindi noi che facciamo? Essendo nel controllo, andremo a controllare sempre di più quello che staremo facendo. Quindi ogni singolo movimento ne dobbiamo avere percezione di quello che stiamo facendo, e dobbiamo imparare a fare questo, sapere come ci si muove e metterlo in atto continuamente. Sapere cosa sta facendo. Il meccanicismo è il contrario di questo. Ogni volta che uno fa una cosa e non si rende conto di quello che sta facendo, non l'ha fatto, non ha percezione di quello che ha fatto, non ha percezione del miglioramento e quindi non ha fatto niente, non ne ha memoria, non può costruirci niente sopra. E il prossimo video sul come si fa una via lavorata. Iscriviti al canale e ovviamente per saperne di più manda una mail sul mio sito o iscriviti su Facebook al gruppo Cataclimber. In questa maniera potrai essere aggiornato sui corsi. Alla prossima!